spesso noi non ci apriamo con fiducia, con abbandono sereno e coraggioso a Dio, perché riteniamo che la sua onnipotenza non può perdersi nei riguardi di ciascuno di noi, soprattutto nei momenti delle nostre difficoltà. Dio è grande, è l'onnipotente. Questa è la professione di fede e allo stesso tempo di saggezza umana nei riguardi del volto di Dio che ci guarda, si china su di noi, si preoccupa di noi, ci accompagna nella vita. Confessione di fede e di amore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo e mio baluardo, mia potente salvezza. Messaggeri di luce. Cieli sconosciuti, vengono a noi in un notturno d'amore. Sì, Dio è l'onnipotente, la sua onnipotenza però non ci schiaccia, ma si pone totalmente al servizio di tutti e di ciascuno di noi, così come si esprime il salmista in un crescendo straordinario a partire da una confessione di fede. Ti amo. Come forza, come roccia, come fortezza, come liberazione, come rupa in cui si può trovare il proprio rifugio, come scudo, come baluardo, in una parola, come potente salvezza. Messaggeri di luce. Di Dio ha questa caratteristica
di sapersi incontrare con la più piccolezza che esiste nella nostra vita, una piccolezza che in realtà viene assorbita nel cuore di Dio e resa, come dire, come espressione di un grido che si rivolge all'Onnipotente, perché davvero sempre, ma in particolare, lo ripeto, nei momenti più pesanti della nostra esistenza abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di liberazione, abbiamo bisogno di rifugio, abbiamo bisogno di scudo, abbiamo bisogno di amore. Mio scudo e mio baluardo, mia potente salvezza.